Ciao e benvenuto nel mio Reiki. La domanda di oggi è: ma Reiki mi può aiutare con la mia ansia? Beh, lascia che mi presenti prima di tutto. Mi chiamo Renato Tatasciore, faccio Reiki da 22 anni, dal 2004 lo insegno e soprattutto ho creato un sito, il mio reiki.com, dove troverai tantissime informazioni su Reiki e scoprirai come poter iniziare questo percorso se ti piace il Reiki. Reiki è un percorso di crescita spirituale, questo te lo voglio ricordare, soprattutto un percorso quindi di impegno, crescita spirituale, impegno che poi si trasformerà sicuramente in una vita più, diciamo, allegra, una vita migliore, più leggera, quando dici: ah, che bella vita! Ecco, questo è un po' quello che ti porta poi col tempo Reiki. Reiki porta verso la felicità ed è un percorso spirituale e ci tengo a sottolineare questa cosa. Beh, ma cosa può fare Reiki per l'ansia? Beh, prima di tutto voglio fare un disclaimer e ti voglio dire che se soffri d'ansia o di qualsiasi altra patologia o malattia, beh, vai a farti vedere dal tuo medico curante e fatti consigliare il migliore trattamento possibile per te. Reiki in questo caso sarà di supporto e di aiuto a qualcosa che magari già la medicina ufficiale ti ha consigliato di fare, che il tuo medico ti ha detto. Quindi non fare il fai da te, ma segui medici professionisti. Questo video, breve video su Reiki, è un piccolo aiuto, un percorso, un aiuto per te che già fai i Reiki e che quindi puoi utilizzare, ad esempio se hai il secondo livello, i simboli o altrimenti semplicemente, adesso ti farò vedere come, mettendo le mani quando farai i trattamenti Reiki, sul tuo corpo per darti un aiuto. Innanzitutto se soffri d'ansia, se hai attacchi di panico, se soffri d'ansia, c'è un legame che si è rotto fra te e il tuo essere interiore. E quindi il tuo essere interiore tramite il corpo ti vuole dire: ehi, Renato, fermati, guardati dentro, devi ricollegarti, c'è qualcosa che non va, non mi stai curando, non mi stai osservando, non stai facendo le cose giuste dentro per te. E quindi il lavoro che puoi fare con il Reiki è uno, iniziare a fare tantissima meditazione se già non la fai. Cosa vuol dire tantissima meditazione? Beh, vuoi guarire? Allora prenditi l'impegno di fare mezz'ora al giorno di meditazione, ok? Non visualizzare, cioè non quella con la voce di sottofondo che ti guida, no, no, proprio stai nel silenzio. Il silenzio ti porta dentro, ti porta a vedere ciò che sei in profondità. Quindi ogni giorno ti prendi mezz'ora e stai in silenzio. E poi, come detto, puoi fare già in altri video la meditazione proprio con le mani unite, dove unisci tutto il tuo femminile, il tuo maschile, in più tutte le terminazioni nervose, elettriche, quelle che abbiamo dei nostri filamenti, diciamo così, energetici, sensitivi, dei nostri canali energetici. Ok? Mezz'ora al giorno. Altra cosa, lavorare molto sul tuo chakra del cuore. E anche lì come? Beh, è molto semplice. Nel sentirsi, ti attivi l'energia Reiki e lasci le mani qua e lasci fluire per la tua migliore cosa. Non dare nessun intento, non dire: questo trattamento è per guarirmi dall'ansia, da guarirmi. No, no, no. Non dire niente, ti dai Reiki e lasci che questa energia, un'energia superiore, è l'energia Reiki, è l'energia del creato, è l'energia da dove tutto è nato, no? L'energia cosmica, come si dice. Ma nel senso di nascita, cioè da lì è nato il Big Bang, da lì è nato tutto ciò che noi conosciamo. Quindi non c'è intelligenza migliore e superiore di quella, no? Lascia stare il tuo ego, lascia stare i tuoi pensieri, la tua mente. Ok, perché se hai un problema, comunque vuol dire che la tua mente non è riuscita a guarirlo, altrimenti non l'avresti. Vuol dire che hai delle necessità. E quindi in questa necessità, datti Reiki abbondantemente sul chakra del cuore, e poi se hai il secondo livello, beh, ti puoi fare secondo livello Reiki, ti puoi fare trattamenti mentali, cioè vuol dire semplicemente ti appoggi una mano dietro, una mano qua, ti sdrai, guarda, ti metti comodo e ti dai Reiki col simbolo del mentale e stai lì. Quindi
Lavori sulla meditazione, lavori sui chakra, tutti e sette i principali, almeno lavori tanto su quello del cuore. Ti dovrai fare trattamenti cosiddetti mentali e c'è ancora lavoro! Sì, c'è ancora lavoro. E soprattutto fallo per un periodo lungo, che io direi di almeno 3 mesi. Perché se hai questo. Una volta si diceva, se hai un problema da 3 mesi, ci impiegherai 3 mesi per risolverlo. Ok, vero o non vero? Però se da tanto hai questo problema come ansia o attacchi di panico. Beh, oltre alle cure mediche, come ho detto all'inizio, con l'energia Reiki, che è un'energia comunque sottile che lavora ogni giorno su di te, ci vorrà un attimino di tempo. Non possiamo pretendere un tac così subito, no? È impossibile, te lo avviso già, non voglio darti nessun tipo di garanzia. Io ti dico, fai Reiki per 3 mesi, poi vedi cosa succede. Quello che ti posso garantire è che fin da subito avrai un miglioramento, starai bene, avrai più benessere generale. Quindi, meditazione, ripeto, meditazione, lavoro su tutti i chakra, soprattutto sul chakra del cuore, e poi semplicemente ti mette le mani sulla testa e lasci che l'energia Reiki vada ad illuminare le tue zone d'ombra, ma senza alcun pensiero, senza dirigere, resti rilassato, rilassata e datti Reiki. E sono sicuro che nel giro di 3 mesi vedrai dei miglioramenti. Se ti è piaciuto il video, fammelo sapere con un bel mi piace. Se pensi che possa essere d'aiuto a qualcuno, beh, condividilo, insomma. Poi ti racconterò ancora meglio la mia storia in un altro video. Per quanto riguarda l'ansia e gli attacchi di panico che ho avuto io in gioventù e di come il Reiki mi ha aiutato a superare questa cosa. Quindi grazie e buona meditazione.